Marco, non è arrivato il gol decisivo perché non c'era in campo, era stato sostituito prima, però è arrivato il nono successo consecutivo. Insomma, pensarla dopo la prima giornata di campionato, questo percorso è incredibile. Ma chiaramente non l'avrebbe mai pensato nessuno, noi per primi, però ora ci siamo e quello che abbiamo fatto è merito nostro e di chi lavora con noi e per noi. Siamo lì, abbiamo intenzione sicuramente di rimanerci, sempre restando con i piedi per terra, sapendo che per noi ogni partita sarà estremamente difficile, però noi l'andiamo a affrontare a viso aperto col massimo rispetto di chiunque. Ad un certo punto, soprattutto all'inizio ripresa, l'Agnonese vi ha messo davvero le corde. Sì, abbiamo incontrato una squadra che probabilmente ha una classifica un po' bugiarda, squadra fisica che sa quello che vuole, molto brava sugli esterni e ci ha messo a tratti in difficoltà. Probabilmente non è stata la nostra migliore prestazione, quindi un po' sono i demeriti nostri, un po' sono i meriti loro, però poi il merito maggiore è quello di averci creduto fino in fondo con pazienza e aver trovato il gol della vittoria. Marco, vincere partite come questa poi nello spogliatoio cosa lascia? Lascia tanto grandissima positività, grandissima gioia, consapevolezza che è una squadra che si sta plasmando piano piano, che non molla mai, che ci crede fino alla fine. Adesso il Matelica. Adesso il Matelica, allora abbiamo questo giorno di riposo, poi penseremo al Matelica, una squadra costruita a detta di tutti per vincere, però noi non abbiamo né paura, ma come ho detto prima, grandissimo rispetto di tutti quanti, dalla prima all'ultima squadra.